amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Agosto 2017, un'altra data incancellabile, non per il caldo record o i roghi o gli attentati, ma per il Benevento, la prima volta in Serie A. Dopo il 30 aprile 2016 e l'8 giugno 2017, un'altra data da tatuare nel cuore, nella mente, che scrive e racconta di orgoglio, storia, gloria, conquiste. Dai campi ostili, anonimi ed impolverati della Serie D ai salotti dell'A, dall'inferno al paradiso, come la favola di Cenerentola. Anzi, addirittura tutto ancora più bello e reale di un sogno. La storia è questa, al di là dei risultati di oggi o di domani. Ed è un racconto di gloria, mista a esaltazione ed euforia, di una squadra, una città e una provincia intera orgogliosi di quanto fatto e di se stessi, e che in quest'annata vogliono dimostrare e confermare che nella scala del calcio, al di là dei risultati, ma per spirito, stile, passione, civiltà e attaccamento, sono degni di farne parte. A Marassi si è iniziato a fare sul serio, ed è stato scritto il primo capitolo. Dopo un'estate vissuta tra festeggiamenti, euforia, celebrazioni e incredulità, con non rari sforzi a metabolizzare che era tutto vero. Guardando da ieri in TV la domenica sportiva, 90° minuto, il dopo partita di Sky, il nome di Benevento puntualmente pronunciato in tutti i TG nazionali sportivi e non insieme a Roma, Inter, Juventus, la conferma che non siamo su scherzi a parte e che Higuain, Icardi, Insigne e compagnia non sono campioni da ammirare, ma da battere e combattere. Una nuova fantastica ed irripetibile sensazione. Una inedita ed inimmaginabile realtà da vivere tutta ad un fiato, insieme, appassionatamente, senza distinzioni, mettendo da parte livori, problemi, dissapori, errori ed altro. Signori, questa è la Serie A. Il massimo, quello che tanti di noi, o meglio tutti da bambini, non avevamo nemmeno la licenza di sognare. Ed il Benevento, visto contro la Sampdoria, ha perso, ma si è battuto alla pari, malgrado la bestia nera Fabio Quagliarella, le assenze ed una rosa ancora da completare. È vero che il calcio d'agosto spesso è ingannevole, ma questa squadra, come spirito e carattere, può scrivere pagine belle, anche in Serie A, insieme ai suoi tifosi, che hanno dimostrato dall'esordio di essere degni dei grandi palcoscenici, dei grandi stadi. Dopo il via con il pieno di suggestioni ed emozioni di una serata che nemmeno la sconfitta beffarda ha reso brutta, il Benevento e i Sanniti sono consapevoli e pronti a sorprendere, con Vigorito in testa. Ma fatemi dire che la notte di Marassi non è facile da dimenticare. Il groppo alla gola, il primo pallone in A toccato da Letizia, la rete dei sogni di Ciciretti, l'illusione, i primi piani alla splendida tifoseria, la maglia giallorossa lassù. È proprio vero, ragazzi, a Bascia e Palazzino verranno anche la Juve, l'Inter e compagnia.
Ed allora cerchiamo di crescere e migliorare, ma non consentiamo a nessuno, e dico nessuno, di guastarci queste settimane, questi mesi, questa storia fantastica, da vera strega. Buonasera da Antonio Martone. Beh, siamo proprio impappinati alla grande, volevo partire sparato, mi sento in Serie A, invece è andata male. Bentrovati, soprattutto è il primo appuntamento con 8 gol nella massima serie. Non vi nascondo che quando, prima della sigla che ha mandato in onda la nostra regia, ho ascoltato questo pezzo di Parov Stilar, ho provato emozione e suggestione, perché nelle passate stagioni è molto ammaliante, coinvolgente. Ecco, la conferma che effettivamente ci siamo, la conferma di quello che ci accingiamo a vivere in questa stagione. 8 gol ritorna stasera sempre insieme fino a maggio ininterrottamente per vivere questa avventura, e sarà un 8 gol un poco radicato a quelle che sono state, diciamo, le rubrichette e i contenuti o le scalette di successo di questi anni di questa trasmissione, ma anche con una serie di novità, tanti servizi in più, tanti approfondimenti, insomma, per adeguarci anche noi alla massima serie. Naturalmente vado immediatamente a presentarvi gli ospiti di questo primo viaggio in quella che è la magica avventura della Serie A, o meglio il paradiso. Non poteva mancare come overture quello che è il capitano, uno degli uomini simboli indiscussi di questo benevento della doppia promozione, di questo benevento del quale sta parlando tutta l'Italia e non solo. Fabio Lucioni, buonasera, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. Ieri sera sono tremate le gambe? Ma sinceramente ho provato un'emozione forte, perché comunque per la prima volta mi sono affacciato a questo campionato, a questa massima serie, e è arrivato tardi, perché comunque alla soglia dei 30 anni sono arrivato in Serie A, però allo stesso tempo sono orgoglioso di esserci riuscito da solo, quindi diciamo che l'emozione è stata forte, però anche allo stesso tempo la tanta voglia di cercare di far bene, perché comunque poi ciò che conta è quello che fa in campo. Continuiamo con la presentazione degli ospiti di stasera, un ritorno graditissimo, quello del collega giornalista Billy Nuzzolillo. Ciao Billy. Buonasera. E poi c'è la rappresentanza, tra virgolette, dei tifosi, fresco di ritorno proprio dalla trasferta di Genova, un altro volto noto negli ambienti cittadini per la sua attività professionale, ma anche per la sua passione per la squadra sannita, l'avvocato Alberto Mignone. Buonasera Alberto. Buonasera Antonio, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, naturalmente, questa era una delle rubriche che vi piaceva tantissimo, potete inviare anche quest'anno i vostri sms o whatsapp al 342-8723-977, potete chiamare in diretta 0824 54566. Vado a salutare i componenti della squadra di 8 gol che sono Fabio Tarallo, Michele Acicco ed Ivan Calabrese. Ivan Calabrese che stasera cura anche il coordinamento dall'altra parte della redazione. Ed infine un saluto in regia a Fabrizio Angrisani e Mario Ferdinandi. Io direi a questo punto di vederci subito due slide preparate dal nostro Giuseppe Andrida, che sono anche un pochettino diciamo la foto, la sintesi di quello che sta vivendo e ha vissuto il Benevento in questa gara di Genova contro la Sampdoria. Eccola qua, prima visione con proprio Ciciretti protagonista, sempre bravo e fantasioso il nostro Giuseppe Andrida. Continuiamo, vediamo la seconda, che domenica bestiale, in tutti i sensi è il caso di dire, vero Billy? Beh, particolare. Esatto, grandissima emozione che c'è stata da parte di tutti nell'attesa di questa prima gara in Serie A. Alberto Mignone. Peccato che domenica bestiale ci sia mancata la bestia ieri. Infatti, bravo, ottimo. E infatti, Fabio Ceravolo. Alberto, tu eri in tribuna, ecco, raccontaci in sintesi che cosa hai provato, la suggestione e anche orgoglio, dicevi poc'anzi, di sentire a fianco i tuoi concittadini che si sono fatti veramente onore.
mi riferisco al settore ospiti. Certamente, a parte che eravamo proprio posizionati non distanti dal settore ospite, l'emozione è grande perché insomma, per chi ha una lunga trafila di campi delle serie inferiori dopo un solo anno di Serie B, ci sono due immagini della giornata di ieri. L'ingresso in campo delle squadre, e allora tu dici sì, è vero, ci siamo anche noi, c'è Fabio Lucioni, c'è tutta la squadra, ci siamo, veramente è la Serie A. Il gol di Amato Ciciretti, perché come dire, è quella favola che sembra che si perpetui all'infinito, primo gol in Serie B, primo gol in Serie A. E poi la parte finale, perché a parte la partita è stata godibilissima, abbiamo giocato credo un ottimo calcio, abbiamo messo veramente alle corde in alcune circostanze in più occasioni, certo. La Sampdoria, che è una squadra che l'anno scorso, non dimentichiamo, è arrivata decima nel massimo campionato italiano, con squadre che, insomma, di tutto rispetto dinanzi a lei, e la fase finale, i tifosi che continuano imperterriti a cantare e i tifosi avversari che ti applaudono, che applaudono la curva dei tifosi, insomma, non sono cose usuali, soprattutto in Serie A. Questo significa che è stato apprezzato anche il modo, penso che si matura tutti insieme, i nostri tifosi sono ormai maturati effettivamente, va, e al di là di ogni più rosea aspettativa anche rispetto a campi così importanti, perché tifare per la propria squadra dal primo all'ultimo minuto e soprattutto non tifare contro l'altra squadra, questo è un importante, grande esempio. Sì. Billy, sei d'accordo nell'analisi che hanno fatto alcuni tifosi, ma soprattutto addetti ai lavori, che la differenza ieri sera l'ha fatta esclusivamente Quagliarella? Ma un giocatore come Quagliarella non è che lo scopriamo oggi. Sin dai tempi in cui è esploso Sampdoria, Torino, Udinese, Napoli, Juventus, è un giocatore che ormai ci ha abituato a dei colpi particolari, è un giocatore anomalo, quindi anche difficile da prevedere nelle mosse che fa. È un giocatore che è in grado di fare la differenza nonostante gli anni, e quindi comunque ovviamente poi, sai, io credo che sia anche a volte questo, il calcio è fatto anche di episodi, di fortuna, bastava un centimetro di differenza e sarebbe stato in fuorigioco, quindi quel gol non sarebbe stato valido. Chiudere il primo tempo in vantaggio. Il calcio è fatto, ripeto, di episodi, lì probabilmente al di là magari dell'errore, del posizionamento, sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano, a volte è questione anche di fortuna, in quel caso la fortuna è, diciamo così, ha reso possibile la realizzazione della rete di Quagliarella, che è un uomo di esperienza, è ovvio. Vanificando quello che è stato un miracolo precedente, proprio di pochi secondi prima, di Belez, di veramente Belez, una parata strepitosa. Sì, infatti ieri devo dire che c'è stata una prestazione, ecco, dopo l'incontro precedente di Coppa Italia c'erano dei dubbi sulla prestazione del portiere, ieri ha smentito clamorosamente un poco quelli che erano i dubbi che erano sorti dopo quella prestazione, è tornato ad essere. Ma adesso lui, l'ho visto un po' negli anni, sin da quando è arrivato in Italia, lui è un portiere che è maturato via via, ma è chiaro, abbiamo visto ieri tante partite, portieri anche tipo Mirante, insomma, certo, che hanno esperienza, importanti. Capita diciamo così, l'intervento sbagliato, la cosiddetta papera, però è un portiere poi che è capace con la sua potenza atletica di fare anche delle prestazioni straordinarie, anche dei salvataggi a volte miracolosi, per intenderci. Infatti, Fabio, il Benetto meritava di più, indubbiamente, sei d'accordo? Ma io credo che ieri si sia disputata una grande partita di carattere, di voglia e anche di sacrificio, e credo che con un pizzico di attenzione in più e un pizzico di accortezza in più, secondo me potevamo, è lì che nasce il rammarico, potevamo portare a casa qualcosa in più, che poi in questo momento è appena iniziato il campionato, magari può significare poco, però ti dà ancora quella spinta in più e quella consapevolezza che te la puoi giocare con tutti. Ciò significa che sicuramente
saremo una squadra che darà filo da torcere a tutti, perché comunque scenderemo sempre in campo con quella determinazione e quella voglia che ci ha contraddistinti fino ad oggi, perché la mentalità della squadra è sempre stata quella. Però sicuramente avessimo fatto quel punticino che magari poteva essere pochissimo ieri, sicuramente ci dava un po' di spinta in più in virtù del fatto che la prossima si gioca in casa. Comunque anche la dimostrazione che in Serie A c'è la dura legge che se sbagli paghi puntualmente. Forse questa è la differenza maggiore rispetto a B e C, giusto? Beh, sicuramente sì. In Serie A appena lasci un piccolo varco con giocatori della caratura di Quagliarella e company, insomma, fai sicuramente i conti con un gol subito, però ciò non toglie che noi non dobbiamo snaturarci nel nostro gioco, continuare a proporre calcio come abbiamo fatto ieri sera anche quando le squadre avversarie ci vengono a prendere alti, e allo stesso tempo essere più accorti nelle situazioni di non possesso, perché le disattenzioni poi le puoi pagare a caro prezzo come è successo ieri. Allora, andiamo a vederci le azioni salienti di questo match di ieri nel servizio preparato da Fabio Tarallo. Inizio pieno di rimpianti e per questo amaro per il Benevento. L'esordio in Serie A contro la Sampdoria era temuto prima che si giocasse. Il pensiero dell'imbarcata, figlia dell'inesperienza, era nella testa di tutti, anche del più fiducioso. Ma dopo i 90 minuti visti a Marassi, rimane quel retrogusto di occasione persa. Giallorossi col piglio della veterana, propositivi e mai domi. Pagata una leggerezza, ma il Benevento coraggioso e brillante rimane negli occhi di tutti. Baroni senza Ceravolo, Cipsa ed Eramo mette in campo una squadra aggressiva e veloce e i doriani se ne accorgono subito. I capovolgimenti sono immediati e pungenti fino ad arrivare al 15° minuto del vantaggio giallorosso. Ciciretti si presenta alla sua maniera con un tiro a giro sul quale Puggioni non può nulla. La prima rete storica in massima serie è del romano, come lo è stata la prima in Serie B. La Samp accusa il colpo, il Benevento a quello del KO, già pronto, ma la girata al 18° di coda viene deviata in tuffo dal portiere doriano. La pressione aumenta sempre di più, il Benevento si rannicchia, ma al 38° non può evitare il pareggio doriano. Angolo e conclusione di Praet, respinta corta e Quagliarella è abile nell'insaccare a rete. Stavolta il contraccolpo lo subisce la strega e al 42° la Samp per poco non ne approfitta, ma Belek riesce a dire di no a Ramirez. La ripresa comincia così come il primo tempo, Benevento subito aggressivo, Coda ci prova dalla lunga distanza al 7°, ma la sua battuta è centrale. Due minuti e la frittata è fatta, Cataldi in uscita si fa intercettare il passaggio da Ramirez. Difesa del Benevento sorpresa e bucata dall'assist per Quagliarella, che non ha alcuna difficoltà a mandare la sfera alle spalle di Belek. Ora è il Benevento che deve inseguire e l'occasione per pareggiare arriva subito, ma la girata di testa di Puskas è alta. Ancora Puskas, pericoloso al 20°. La palla gli arriva da D'Alessandro, il tiro è deviato in calcio d'angolo. La squadra di Baroni non si arrende, l'ultima occasione la costruisce al 47° con la botta dal limite di Coda. Puggioni è sempre attento. Non c'è altro, il Benevento perde la prima, ma è una sconfitta che può regalare maggiore serenità al tecnico. Con questo atteggiamento, questo spirito e qualche rinforzo, la strega saprà guardare dritto negli occhi ad ogni avversario. Bene, questo per quanto concerne le azioni salienti di questo match raccontate da Fabio Tarallo in maniera sintetica. Noi ci andiamo a vedere subito i tre episodi da Moviola, che sono del resto le tre marcature per commentarlo in studio. Diciamo, la prima è quella al 14°, la prodezza, la perla di Ciciretti, già vista ampiamente in tutte le salse, la andiamo a rivedere, una prodezza veramente qualcosa di fantastico che fa capire che questo giocatore non fa differenza di categoria, perché ha dei colpi veramente incredibili, giusto Alberto? Beh, insomma, ci auguravamo il ritorno a questi livelli
di Amato Ciciretti. Il ragazzo si vede che è sereno, ha costruito bene durante la fase del ritiro, ha un colpo che, ti devo dire la verità, è stato emozionante per tutti, a più di uno sarà scappata una lacrimuccia, perché era, non lo so, il coronamento di un percorso, di una tappa anche della carriera del giocatore, che gli auguravamo, perché auguravamo noi stessi, ma abbiamo visto anche, vedevamo la partita insieme a tanti anche tifosi avversari, non c'è stato nessuno che non abbia, come dire, applaudito a questo gesto, perché è gesto tecnico, poi premiato, se non sbaglio, come miglior gol della Serie A per questa settimana, insomma. Infatti, indubbiamente, è una cosa strameritata. Andiamo a vedere il secondo episodio, che è quello che ha fatto più discutere, che ha richiesto anche l'utilizzo del VAR. Tra le altre cose c'è stato l'ex arbitro Pieri, che è un po' il commissario degli arbitri, che ha detto che Prenna è stato in assoluto tra i fischietti e gli assistenti della prima giornata il migliore, perché la sua è stata una vera e propria finezza. Allora, ecco qua, fermati così Fabrizio, c'è il tacco destro di Venuti che tiene in gioco Quagliarella, d'accordo Fabio? Sì. È chiaro, quindi c'è poco da dire, credo. Però Billy, la chiamata di questo assistente è stata veramente fantastica. Guarda, io in diretta avevo avuto l'impressione che fosse fuori gioco. Sì. Poi dopo, quando hanno fatto rivedere l'immagine, poi alla fine hanno fatto vedere l'immagine che hanno utilizzato per il VAR, effettivamente, ma come ti dicevo prima, è una questione di centimetri, al di là dell'errore di posizionamento, dico, è una questione veramente di centimetri il piede. E quindi qui dico che al di là dell'errore sul piano del piazzamento difensivo c'è comunque un pizzico anche di sfortuna. Infatti, ecco Fabio, ti chiamo in causa. Qui l'errore qual è? Che vi siete andati tutti quanti sul primo palo? Forse era uno schema, un modulo previsto? No, noi sapevamo che loro attaccavano soprattutto la zona del primo palo. Infatti, se vediamo, ci sono tre avversari della Sampdoria, sì, che Silvestri, Regini e Barreto, che attaccano forte il primo palo e andavano a spizzare questa palla. Non sono stati loro a spizzarla, purtroppo, ma siamo stati noi, perché credo che sia Puskas, se non erro, a deviare poi sui piedi di un avversario. Però sapevamo che mettevano questa palla forte sul primo palo, abbiamo fatto densità in quella zona, poi sulla ribattuta siamo incappati in questo gol, insomma, ecco. Quindi diciamo piccolo errore, ma soprattutto tanta sfortuna in questa azione. Ma no, errore nel senso che invece di deviarsi meglio non avrebbero mai fatto gol, però era una palla veloce, una palla alta, quindi non parlerei di errore, ecco. Perfetto. Allora, la tesi del capitano. All'ottavo minuto della ripresa c'è il gol che ha deciso la partita, ancora firmato da Quagliarella, ma stavolta purtroppo confezionato dal Benevento, tra virgolette, perché c'è stato questo errore in uscita da parte di Cataldi. Ecco qua, vediamo subito l'azione, con palla rubata da Gaston Ramirez, che poi ha verticalizzato magnificamente per Quagliarella, che gli ha dettato, insomma, il movimento. Poco da dire, Fabio, qui, eh? Ma quello che dicevo prima, insomma, le attenzioni e le disattenzioni secondo me sono alla base, no? Noi purtroppo non possiamo permetterci questi errori, ma questo non significa colpevolizzare nessuno, no, significa prendere coscienza che purtroppo in Serie A, se lasci la minima occasione, giocatori della caratura di Quagliarella poi ti fanno male. È normale che dobbiamo essere più compatti, più stretti, più attenti, magari andare una volta in meno nella fase d'attacco, però preservare energie importanti, soprattutto mentali, per far sì che l'avversario non abbia la meglio su di noi.
Le cose positive di ieri sera, secondo addetti ai lavori, sono state l'allenatore Baroni, che ha confermato la sua bravura tattica perché la squadra è stata messa in maniera esemplare in campo, l'identità offensiva e di gioco che già la squadra ha mostrato nonostante il debutto, nonostante diciamo quello che è il gap del passaggio di categoria, mentalità e spirito. Le note negative: meno ingenuità, ha commesso un po' di ingenuità, come sottolineava così in maniera generale anche Fabio. L'abbiamo detto anche nel dopopartita, le punte che non si sono cercate quasi mai, troppi individualismi, probabilmente legati alla voglia di fare, forse alla stanchezza o altro. Quindi sbagliare di meno e una sorta di carenza fisico-strutturale, in particolar modo al centro del campo. Ecco, Alberto, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, però a me piace sottolineare l'aspetto poi più positivo, perché credo che la prima partita in Serie A molti dei componenti della squadra sono esordienti nella massima serie. Invece quello che credo vada sottolineato è lo spirito, la compattezza della squadra anche dopo aver subito il secondo gol, e soprattutto uno spirito di rivalsa, cioè questa squadra non ci stava a perdere, perché sapeva che era anche ingiustificato in quel momento lo svantaggio, quindi sono andati su tutti i palloni e devo dire la verità, ci hanno creduto fino alla fine, perché insomma noi abbiamo chiuso, se lasciamo perdere la parte finale del recupero, quando ormai insomma un po' le energie ma un po' anche la contingenza del gioco che si era affievolito, ma noi fino al 47esimo siamo stati in partita e non avremmo rubato assolutamente nulla. E lo spirito di veri condottieri, di veri sanniti dei giocatori si è percepito, ed è questo che poi credo renda meno amara comunque quello che è una sconfitta. Certo. Billy, a tuo avviso, nell'economia del match, al di là di quelle che sono note positive, compiacimenti che abbiamo fatto, di cui abbiamo decantato tutti fino ad adesso, ha influito in un certo senso anche il mercato che è ancora in corso d'opera? Io credo che nel corso della partita, conoscendo anche la capacità di Baroni anche in corso di partita di saper operare in modo da dare il cambio di passo anche rispetto a certe situazioni di gioco che si vengono a creare, ovviamente noi abbiamo una rosa che ancora va completata, è evidente, tant'è vero che alla fine abbiamo dovuto utilizzare Sissé, che non era fuori rosa, che è stato reintegrato, perché ovviamente ci manca ancora una punta. Credo anche che Puskas vada utilizzato come lo scorso anno, per cui è vero mancava Ceraulo, speriamo che non vada via, personalmente sono molto legato a Ceraulo per quella che è stata l'annata straordinaria che ha fatto l'anno scorso, ma anche per, da un punto di vista umano, credo che sia una persona particolarmente, come dire, anche in termini di spogliatoio, importante. Credo che l'assenza di una punta si sia fatta sentire, una punta anche di esperienza per la Serie A che è importante. Abbiamo visto prima Quagliarella, ecco, la Sampdoria è una squadra molto giovane, però l'importanza di avere un elemento esperto come Quagliarella è che è in grado di farti conquistare i tre punti come ieri sera. Poi ci sono altre cose che vanno affinate, io credo che manchi ancora, io sono dell'avviso, ecco, Baroni dicono che il 4-4-2, molti ritengono che sia uno schema più difensivo rispetto allo scorso anno, io credo che lui in effetti poi finisca col fare il 4-2-4 alla Conte vecchia maniera, per intenderci, no? Esatto. O alla Ventura. Credo che in qualche occasione al di là, sia importante, ecco, sono d'accordo, sì. Comprare anche un esterno che sappia fare più tattico, più di contenimento per alcune fasi della partita, per alcuni tipi di partita, e soprattutto credo che noi abbiamo anche dei terzini che spingono, per cui credo che sotto questo punto di vista forse ci sarebbe bisogno anche di un terzino sulla fascia destra, magari anche capace più nella fase di contenimento e meno nella fase offensiva. Questi credo che siano i tasselli che manchino per completare un organico che ritengo sia comunque un organico già competitivo per la Serie A. Io poi ho visto anche sabato sera con attenzione il Verona, per esempio, no? E io credo che il Crotone, ho visto un po' della partita del Crotone, credo che il Benevento veramente possa giocarsela tranquillamente alla pari con le altre. Ecco, tu hai visto queste due probabili avversarie dirette e non hai notato una grande differenza? No, assolutamente,
Daniel, posso dirti che a mio avviso, ecco, mi è parso più squadra il Benevento che non il Crotone o il Verona. Il Verona, ad esempio, è una squadra che vuole a tutti i costi cercare di fare il gioco in mezzo al campo. Il Benevento, proprio perché ha questa caratteristica di questi giocatori che sulle fasce si riaprono, quindi si allargano per poi convergere, salta il centrocampo spesso, perché poi il vero regista del Benevento è lui, è Fabio, nell'impostazione, sì, il playmaker della squadra. E quindi invece il Verona credo che abbia più difficoltà, una squadra come il Benevento che si ria nelle ripartenze è capace di far male, credo che abbia, sia senz'altro più difficile da affrontare rispetto a squadre come il Verona. Il Verona è stato pericoloso quando il Napoli l'ha lasciato giocare. Ha lasciato giocare perché tu sai bene, il Napoli ha queste fasi, sì, in cui non riesce a fare il pressing, a mantenere costantemente il pressing alto e quindi ad accorciare. Quando subisce a arretrare il baricentro della squadra, ovviamente finisce per regalare delle occasioni agli avversari. Ma lo conosciamo già, insomma, da tempo, il Napoli di Sarri. E il Verona, francamente, non mi è parso. Il Crotone forse ha maggiore carattere, che poi è quel carattere che le ha consentito l'anno scorso questa salvezza nel girone di ritorno. Ma a mio avviso, ma non da tifoso, lo dico, ecco, semplicemente da spettatore, credo che il Benevento, ecco, rispetto a queste due squadre, la vedo più difficile da affrontare, quindi che ha maggiori probabilità di far punti in partite dove apparentemente magari puoi avere il risultato scontato in partenza, ma che invece puoi fare la sorpresa. Prima di andare in pubblicità, il primo spazio pubblicitario della Serie A di 8 gol, Fabio, a volo, la Sampdoria ti ha deluso o siete stati bravi voi? Ma io credo che la Sampdoria non si aspettasse un Benevento così. Loro secondo me avevano preparato la partita con tanto fraseggio, come comunque hanno fatto, ma non si aspettavano un'aggressione da parte nostra così feroce quasi a tutto campo. Noi dal canto nostro abbiamo preparato la partita sotto ogni punto di vista, anche perché sappiamo che dobbiamo preparare tutte le gare nello specifico, sia nella fase di possesso soprattutto nella fase di non possesso. Secondo me ieri le due punte hanno fatto un grande lavoro anche a livello di non possesso, perché hanno veramente corso tantissimo, tant'è vero che Coda è uno di quelli che ha fatto 11 km, è uno di quelli che ha corso di più, quindi secondo me è stata preparata forse meglio da parte nostra che da parte loro. Sicuramente hanno un po' sottovalutato la neopromossa di turno che andava nel loro campo. Perfetto, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci qua dopo lo spazio pubblicitario. Allora, andiamo a vedere le pagelle di questo debutto del Benevento in Serie A. La grafica, come sempre, è curata dal nostro Giuseppe Andrita. Allora, migliore in campo, Belez con un bel 7, Ciciretti altro 7. Beh, forse ci avrei messo mezzo voto in più anche ad Alessandro. Lucioni 6,5, insufficienza per Puskas e per Cataldi. Non sono senza voto di Chiara, Viola e Sissé, c'è un 7 a Baroni e al pubblico 8. Vabbè, abbiamo detto, insomma, di questi ragazzi veramente fantastici sotto tutti i punti di vista, ma del pubblico se ne parlerà dopo. Allora, Billy, parti tu, sei d'accordo con questi voti? Guarda, sul voto di Cataldi sono d'accordo, ma non tanto per la prestazione e per l'errore, perché può capitare l'errore, perché ieri stava ricommettendo l'errore che ha fatto col Perugia a fine partita, quando ha fatto il fallo si è fatto ammonire. Cioè, secondo me deve migliorare sotto questo aspetto il controllo dei nervi, perché non puoi consentirti di fare delle sciocchezze del genere che poi lasciano la squadra in 10 persone. Però complessivamente nella prestazione, al di là di questi due aspetti, non mi è dispiaciuto, è stato diciamo così importante in alcune fasi di gioco. Per il resto sì, insomma, voglio dire, ecco, sono stati uno che da cui mi aspetto molto di più, perché a me piace, ho una particolare predilezione per Letizia, mi ha fatto piacere che il Benevento l'abbia acquistato, perché due anni fa col Carpi in Serie A ho visto un po' di partite, mi aspettavo da parte sua una maggiore spinta, e quindi però il 6 va bene.
Per il resto, insomma, voglio dire, Puskas forse il 6 lo meritava per l'impegno che ci ha messo, al di là, voglio dire, ecco, di qualche errore di troppo che forse ha commesso, però Puskas è stato un combattente, quindi forse un mezzo voto in più gliel'avrei dato, più che altro per l'impegno e per la carica agonistica che ha avuto. Perfetto, grazie mille. Alberto, qualcosa da aggiungere sulle pagelle? No, francamente a me non... Non vuoi parlare no, di nessun non mi appassionano le pagelle, perché devo dire la verità, fai un torto, perché la squadra gioca in 11, si sono espressi tutti secondo me al massimo del potenziale, e molti di quelli che leggiamo nella formazione 60 giorni fa non giocavano neanche a Benevento, insomma c'è uno schema credo da assimilare ancora meglio, e poi come dire siamo ancora all'inizio, dobbiamo dare fiducia a questo gruppo, e non dimentichiamo che c'è ancora qualcuno da recuperare dall'infermeria, quindi insomma. Poi la società sa quello che può fare, fare un torto agli 11 che sono scesi in campo, e anche che poi anche chi è entrato, cioè tu vedi entra Viola e con naturalezza, cioè non è, ti sembra che è tutto facile, non è tanto facile entrare a partite in corso con risultato, eppure ti ha fatto delle cose straordinarie, quindi insomma come fai a dare un voto a uno? Infatti, bravi infatti. Tutti insomma, francamente. Allora, vediamo i dati statistici sempre a livello di grafica, quindi archiviamo il discorso delle pagelle di questa prima gara in Serie A del Benevento. Ecco, c'è una cosa che viene fuori in maniera abbastanza emblematica: il possesso palla, 38 minuti la Sampdoria, 18 minuti e 31 secondi il Benevento. Ma Benevento che, pur avendo avuto meno possesso palla, ha avuto più occasioni, giusto Fabio? Ma perché comunque secondo me noi dobbiamo saper gestire meglio i momenti della partita e soprattutto il possesso palla. Gestire meglio significa sfruttare il possesso palla anche per recuperare, cosa che ieri secondo me non abbiamo fatto, e abbiamo concentrato praticamente ogni pallone toccato nel cercare di verticalizzare per andare a fare male, cosa che invece magari in determinati momenti della partita si può fare una discesa in meno, però mantenere, come dicevo prima, quella concentrazione con il possesso palla e non regalare palla agli avversari che poi magari ti fanno correre tra virgolette a vuoto e hanno quasi 40 minuti su 60 esatto. di partita e di gioco effettivo. Quindi significa che la Sampdoria ha corso meno rispetto a noi e magari ha tenuto più possesso palla e ci ha fatto stancare di più, e poi alla lunga queste situazioni le puoi pagare. Adesso la prima di campionato forse non lo si accusa, però quando si iniziano a fare tre partite in una settimana o comunque quando si entra nel vivo del campionato, avere un po' più possesso e gestirlo meglio può significare tanto. Andiamo a vedere adesso nel servizio curato da Ivan Calabrese tutti i dati statistici riferiti anche ai singoli atleti, che ci fa capire un poco di quello che è accaduto anche come impegno ed altro nel match di ieri. Nel calcio i numeri rivestono la propria importanza, non sono determinanti ai fini del risultato, ma permettono di effettuare diverse valutazioni. Attraverso il gioco, il Benevento è riuscito a tenere testa alla Sampdoria nell'esordio assoluto in massima serie. Nel reparto avanzato, il calciatore più pericoloso è stato Coda, con ben 4 occasioni da gol. D'Alessandro è stato colui che ha messo a segno più assist, mentre Capitan Lucioni ha recuperato più palloni tra i giallorossi, ben 6. Danilo Cataldi primeggia nelle statistiche relative alle performance chilometriche e velocistiche. L'ex calciatore della Lazio ha percorso un totale di 12,65 km, istituendo il record della gara. D'Alessandro si è confermato velocista, dato che è riuscito a raggiungere la velocità massima di 35 km orari nelle sue sgroppate sulla fascia sinistra. Il Benevento gioca ed effettua anche più chilometri complessivi rispetto agli avversari, 110 contro 107. Numeri che confermano l'intraprendenza dei Sanniti, una base importante che lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni. C'era Alberto Mignone che è stato beccato mentre recriminava su quel cross di D'Alessandro. Esatto. Un peccato perché, ecco, quando
a volte non è, tu dici fortuna, sfortuna, veramente è una questione di millimetri, cioè toccato la coscia, forse non se l'aspettava mai, ma come dire, questione di centimetri, un po' più dietro probabilmente parlavamo di un'altra cosa, però insomma ecco, ti fa rabbia, però non è il caso, cioè D'Alessandro aveva fatto una discesa, quasi, era quasi, insomma siamo già nel secondo tempo. Insomma, sì, sì, sì. È stato veramente protagonista di belle sbloppate. I due attaccanti erano lì, attenzione, quindi sì. No, anche senso della posizione, passaggio che era arrivato là dove arrivare, insomma c'era un po' di tutto. È vero. Allora, un'altra delle novità di questa edizione 2017-2018 di 8 gol, in ogni occasione faremo un servizio denominato la partita dei tifosi, la trasferta, il comportamento, chi ha partecipato, il numero, cosa è accaduto e così via, naturalmente curato da Ivan Calabresi. Vediamo questo servizio con grandissima curiosità. Se questo è un sogno, non svegliateci, è un po' il pensiero costante di tutti i tifosi del Benevento che dallo scorso 8 giugno stanno vivendo in una sorta di limbo, sospesi tra sogno e realtà. Una realtà che si è fatta sempre più concreta già ieri mattina, quando circa 1000 sostenitori hanno indossato la sciarpetta giallorossa e sono partiti alla volta di Genova. Per una gara di Team Cup? Niente affatto. La strega si è vestita con l'abito della festa, il più sontuoso per la prima in Serie A. Palpabile l'entusiasmo, ma resta l'incredulità per ciò che stava accadendo. Gli 87 anni di storia calcistica, racchiusi in 8 ore di viaggio, hanno fatto comprendere l'importanza del momento storico che si stava vivendo. Pensieri, parole, cori, il tutto fino all'arrivo a Marassi, quando il popolo sannita ha dato il meglio di sé, regalando uno spettacolo unico alla sontuosa platea blu cerchiata. Coreografia iniziale con cartoncini giallorossi, cori possenti. La lunga attesa di queste settimane si è liberata tutto in 90 minuti di gioco, ma al momento del gol di Ciciretti si è toccato il cielo con un dito. Nessun tifoso al mondo è più felice di quello sannita ed è una condizione che deve essere alimentata e migliorata. Con alle spalle un simile appoggio, per il Benevento sarà meno arduo raggiungere l'obiettivo della salvezza, che per l'Italia calcistica sembra essere quasi un'utopia. Il popolo sampdoriano ha reso omaggio ai beneventani con applausi e saluti. La prima bella figura lontano da casa. Siamo appena all'inizio, alla prossima trasferta si andrà a Napoli e anche al San Paolo. I giallorossi avranno il giusto sostegno, senza dimenticare le gare casalinghe contro Bologna e Torino, dove ci sarà un vigorito infuocato e determinato a conquistare punti. La Serie A è finalmente iniziata, la realtà sannita vuole continuare a stupire. Fabio, le sensazioni che avete provato nel sentire e vedere quello spicchio di stadio, diciamo, bello pieno e anche molto rumoroso? Ma io, come già ho detto in passato, abbiamo dei tifosi straordinari, perché comunque sia in casa che fuori ci fanno sentire tutto il calore e ci danno quella spinta in più che anche in partite come quella di ieri ci serve, perché ci fa dare quel qualcosa in più che necessitano queste partite. Andiamo adesso ad aprire un'altra parentesi, accantoniamo momentaneamente il discorso tecnico calcistico di Sampdoria-Benevento per iniziare quello che il discorso è stato sempre da anni così, l'annosa questione dello stadio, che quest'anno sembra essere ancora una volta di grandissima attualità, fa discutere sotto tutti i punti di vista, come interpretazioni, decisioni ed altro. Bene, allora noi che cosa facciamo? Abbiamo preparato una sorta di dossier. Partiamo prima da un servizio, una sorta di copertina, che va a raccontare quelli che erano i tre sogni del compianto Ciro Vigorito. Il Benevento più in alto possibile, il settore giovanile e proprio quello stadio che poi, guarda caso, porta proprio il suo nome. È una cosa più giusta non poteva essere fatta rispetto a quello che era l'amore che lui ha avuto dal primo momento, appena sbarcato nel Sannio, rispetto a questa struttura che era all'epoca fatiscente e abbandonata a se stessa. Vediamo il servizio.
I sogni di Ciro erano tre, ed anche se solo dall'assù li ha visti tutti realizzati. Merito suo che ha tracciato la strada, ma soprattutto del fratello Oreste, che in questi anni, pur essendo rimasto solo da quel triste 26 ottobre del 2010, tra mille difficoltà, contrarietà e problemi, si è battuto come un leone. Ed alla fine ha fatto volare in Serie A il Benevento. Ha portato ad alti livelli e reso ben organizzato il settore giovanile ed ha trasformato in un'autentica bomboniera l'ex Santa Colomba. Ha esaudito dunque il tris dei desideri dell'amato fratello, facendo comunque la gioia di tutti, anche se immagino il sorriso sornione che c'è stato nel cielo in queste settimane. La massima serie è stato qualcosa di miracoloso, impensabile ed effettivamente da suon, come ripetono da settimane i beneventani vecchi e giovani. Ma la quasi totale ristrutturazione, il rifacimento e l'adeguamento alle normative antiviolenza e sulla sicurezza dello stadio sono un autentico capolavoro, frutto di coerenza, testardaggine, voglia di fare, investimenti e determinazione. E sicuramente, pur non esistendo una classifica di desideri, il Bonzio Ciro avrà gradito tantissimo, al di là della gioia di altre conquiste. Sì, perché quando in quell'ormai lontano e storico 17 marzo 2006 rilevò il Benevento insieme all'amato fratello Oreste, l'impianto di via Santa Colomba era abbandonato al proprio destino, in totale decadenza, sembrava ed era considerato una sorta di peso e soprattutto non in regola. Si giocava ogni domenica solo grazie a generose e gentili deroghe firmate dai sindaci di turno. Era la classica cattedrale decrepita e quasi fatiscente, con l'avallo amministrativo ed istituzionale, come sempre bloccati da burocrazia, cronica mancanza di fondi, scarsa concretezza e probabilmente anche voglia di non fare. I servizi igienici erano riservati a clienti e venditori ambulanti unitamente ai bar in occasione del mercato cittadino del sabato, con i cancelli aperti, l'impianto di illuminazione non omologato ed inutilizzabile, gli stessi bagni maleodoranti e non funzionanti, oltre che buchi, sedolini rotti, vaste aree di cemento logore, infiltrazioni d'acqua ovunque, spogliatoi ed altre aree in uno stato d'abbandono con pareti umide e malcurate, manto erboso spelacchiato. In aggiunta a questo quadro, l'installazione del distributore di carburante a circa 50 metri dall'ingresso della tribuna a deturpare il piazzale e a rendere pericolosi l'afflusso e il deflusso degli spettatori, grazie ad una delibera scellerata della decantata giunta Pietrantonio. Beh, lui iniziò subito ad amarlo, perché immaginava che per qualsiasi programma ambizioso, senza uno stadio adeguato e di livello, tutto sarebbe stato vanificato. Zio Ciro era abituato del resto a guardare lontano, lui era lungimirante per davvero e se ne prese cura come se fosse il suo terzo figlio. Premuroso, geloso, accorto, gradualmente iniziò a battersi per farlo chiudere per altre destinazioni, per la pulizia e con il fratello a pianificare investimenti. Ed in tanti si meravigliavano dell'attenzione quasi maniacale che destinava a quella struttura, tutti increduli. Ed invece Zio Ciro aveva visto come sempre bene e soprattutto lontano, se pensate a questi giorni. E consentitemi di dire che quando dopo la sua morte, con tempismo lodevole, ingiustamente criticato da alcuni e strumentalizzato da qualcuno, gli fu intitolato lo stadio, fui strafelice perché credo che nessuno lo abbia amato e lo ami come lui. Come se tutto fosse stato un segno del destino. Ed ora che qualcuno lo paragona all'Old Trafford, bello, rimesso a nuovo, funzionante, un piccolo gioiellino, dico grazie a chi ha fatto in modo che quello che era un peso è diventato un altro fiorarucchiello della città e della provincia, a dispetto della burocrazia e della severità senza precedenti di alcuni organi della Commissione Vigilanza Pubblici Spettacoli della Prefettura. Chapeau dunque. Una curiosità. Chissà se la notte prima di spirare, quando nel suo letto di morte Zio Ciro trascorse ore ed ore a parlare, a confidarsi e chiedere delle cose al suo amico e fratello Oreste, accennò anche allo stadio, a quell'impianto che è diventato anche la fabbrica di sogni, emozioni e suggestioni e non più uno stadio sfortunato o addirittura maledetto, come si diceva dagli anni Ottanta a salire. Per ultimo, credo che il buon Ciro si sia adombrato non poco nel registrare le ipotesi di convenzione paventate dal comune per una struttura che solo grazie a lui è diventata praticabile ed ormai destinata all'inagibilità, per la quale lui stesso all'epoca chiese di non elargire contributi a fondo perduto, ma di destinare, inascoltato, quei fondi alla ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stadio. Perdonali, o meglio, non ci far caso, zio Ciro, perché forse alcuni amministratori o funzionari hanno la memoria corta e non sanno che stanno determinando un controsenso, un paradosso e, diciamolo, più di qualche errore, sperando che sia solo questo e non ci sia altro.
Billy Ruzzolini, lo stadio Vigorito da sempre senza pace. Sì, a me colpisce in particolare un aspetto. Ho fatto un commento l'altra sera su Facebook che mi è venuto spontaneo. Vedevo il campo di Verona diviso a metà, e in una metà perfetto, l'altra metà proprio difficile per poter giocare su quel tipo di fondo. Lo stesso stadio di Marassi ieri sera, il fondo non è che fosse, credo che Fabio possa confermare, veramente ai limiti. Era stato rizzollato da poco. Anche lì per una questione, là per il concerto a Verona. Allora io credo che di fronte ad una Serie A dove si consente, si chiude un occhio su tanti aspetti, essere effettivamente troppo, ho letto dell'altezza, delle barriere, cioè credo che si sia forse esagerato troppo in alcuni aspetti, anche perché, ripeto, è la prima volta che si gioca che questo stadio viene utilizzato per la Serie A, credo che ci volesse forse una maggiore elasticità sotto questo punto di vista. La questione, ovviamente, sulla questione del rapporto col Comune non entro, data la mia posizione, certo, di addetto stampa del Comune. Credo che sia giusto per una questione soprattutto di deontologia professionale, certo, che io non entro in vicende, certo, che riguardano la politica. Posso portare però un'esperienza di tipo personale, perché l'ho vissuta proprio in qualità di addetto stampa. Noi effettivamente quest'anno al Comune ci sono state delle occasioni, ricordo la partita con la Salernitana in cui abbiamo avuto la richiesta da parte dell'assessore allo sport del Comune di Salerno, che ci ha chiamato, che voleva, dice, voi avete a disposizione dei posti per le autorità che noi, come Comune, che certo, vogliono venire alla partita. Noi abbiamo girato ovviamente il tutto alla società, non c'è stato problema. Il sindaco di Frosinone lo stesso chiamò quando abbiamo giocato col Frosinone, ero presente io, per avere la disponibilità di alcuni posti perché voleva venire a vedere la partita lì a Benevento. Credo che sotto questo aspetto forse si sia anche esagerato, perché è uscita fuori la notizia in un momento in cui il tutto era ancora nella fase ipotetica, c'era una bozza che stava preparando il dirigente e che ancora non era stata valutata né in commissione e né dall'esecutivo. Credo che un minimo sotto questo aspetto sia anche normale utilizzarlo, perché è chiaro, quest'anno si gioca in Serie A, il sindaco di Genova potrebbe, anche data anche la visibilità dell'attuale sindaco, che quindi ha una serie di rapporti, certo, con esponenti che guidano le amministrazioni delle altre città con cui ci andremo a confrontare, sicuramente insomma un minimo di posti da riservare, da poter utilizzare per fini istituzionali, sia senz'altro un aspetto che possa, sul quale non mi scandalizzo. Abbastanza pacifico. Sì, non mi scandalizza. È ovvio che se poi lo si utilizza per, lo si volesse utilizzare, ma non credo che sia quella l'intenzione, per gli amministratori sarebbe scandaloso sotto questo aspetto. Ma ripeto, ma non credo assolutamente che sia quella. Credo, colgo l'occasione per dire che forse a volte noi a Benevento finiamo per fare delle polemiche a volte anche eccessive su aspetti che forse magari con un buon con un po' di, come dire, maggiore elasticità potrebbero anche non essere diciamo affrontati su alcuni aspetti. Faccio degli esempi, no? C'è stata la polemica una volta sugli occasionali, un'altra volta sulla festa, faccio un altro esempio sulla mancata festa promozione, no? Sì. Lo dico anche questo per esperienza personale. Quando il sindaco ha chiamato il presidente Vigorito ha detto guardate, domani ce lo sciogliete le righe, quindi dobbiamo farlo domani mattina l'incontro, e quindi noi abbiamo organizzato, io infatti sì, venerdì pomeriggio il sindaco mi ha chiamato, diamo la notizia, sì, convochiamo i giornalisti per domani mattina che facciamo la premiazione a Palazzo Polo Quinto. Quindi questo fa tutta questa polemica per la mancata festa, ma non si poteva fare, perché i calciatori sarebbero andati via, cioè già i calciatori per fare i playoff sono rimasti, appunto, dovevano andare via, infatti qualcuno mancava che aveva già preso degli impegni, per cui ecco, dico, a volte forse eccediamo anche sotto questo punto di vista su delle polemiche, forse andiamo sempre a cercare forse un discorso distensivo quello di Billy. Alberto, vuoi dire qualcosa in merito a questo tema?
non del rinnovo, non della convenzione, perché poi tra poco ci collegheremo anche con Enzo Lauri. Se mai dovessimo parlare in una trasmissione di taglio diverso di queste questioni, pronto a farlo. Ma non credo che sia questo, almeno il mio pensiero in questo momento, anche perché si potrebbe prestare come sempre a duplici a qualche strumentalizzazione. No, quello che mi piacere, sì, è un reportage della Tribuna di Marassi ieri, dove praticamente ricordavo dei bulloni che sono stati contestati, certo, delle nuove sedute della, esatto. Se voi insomma Fabrizio, riusciamo a fare un primo piano? Si riesce a vedere, perché praticamente c'è è una crepa, cioè c'è proprio una crepa sulla, sì, un attimo, devi sempre il telefonino, sì, sì, sul pavimento. E non è una crepa da poco, perché è la giuntura praticamente tra due blocchi di cemento, immagino, nella tribuna centrale con la balaustra. Quelli che si vedono sono insomma, sì, anche le scarpe degli amici che ieri erano con me, Enrico Guarra se non sbaglio e Lorenzo Capossella nella fattispecie, così abbiamo individuato anche le scarpe, però ecco, messe lì apposta, no? per far notare come insomma c'è, come diceva Billy, ci sono delle situazioni in cui ci vorrebbe un po' più di elasticità. L'anno scorso abbiamo fatto la Serie B, abbiamo visto dei campi che credo, ma anche logistica, a parte il campo, chiudere una strada comunale. Il Carpi ha avuto la deroga per giocare in Serie A. Ma anche la spalla, attenzione. Esatto. Si chiudono due strade comunali, Vercelli, cioè si fa scusa, è Marassi. Perfetto. Sì, al centro della carcere al fianco. Però dico, guardate, scusami, sì, ma pure io mercoledì scorso sono stato al San Paolo a vedere l'incontro con Nizza, parliamo di uno stadio dove ci disputa la Champions e vanno 70.000 spettatori e ci sono delle crepe sulla struttura in cemento che sarà sulla testa degli spettatori. Certo, però quello che mi dispiace è che questa polemica viene fatta in un periodo in cui c'è una società, ma non per tirare, insomma, non ha bisogno la società di difensori d'ufficio, però dico una cosa oggettiva. Io ero consigliere comunale, ad esempio, quando è scattata la cordata Vigorito, quando Vigorito ha acquistato. Allora, non ho mai conosciuto in quel periodo personalmente, perché poi ci siamo visti allo stadio, perché là ero a vedere la partita prima di questa società, è là dove sono tutt'oggi. Ma è una società che non ha mai chiesto un contributo pubblico. A differenza del... Attenzione, a differenza di tutte quelle precedenti e soprattutto di quella che aveva rilevato, quella che poi lui ha acquistato salvandoci dal baratro, diciamo, la seconda volta. Esatto. Allora, una società del genere, come fai a non apprezzarla per la sua, non solo sulla serietà, per la programmazione che vuole dare, che si è visto dove siamo arrivati, forse, ecco, per non tornare sempre alla sfortuna, qualche anno di ritardo, poi per fortuna, sì, come dire, compresso subito nei 7 mesi soli di Serie B. Però tutto questo meritava, credo, un'attenzione un po' diversa da parte di tutti, perché quando una società del genere in prima persona, come dire, investe e non chiede, spende e non ottiene, anzi dà, io credo che dobbiamo fare tutti un passo indietro a volte, dobbiamo essere un po' più sereni nelle valutazioni e finirla con queste cose banali. Siamo nel 2017, la gente ha tutt'altri problemi, questo è uno spettacolo, a chi piace viene, fa dei sacrifici immensi, sappiamo, soprattutto famiglie numerose, però è uno spettacolo. Finiamola con questo fatto di contare quanto, come, perché questo succede dappertutto, ma da noi poi c'è questo... In maniera esagerata. Perché è una piccola città, ci conosciamo tutti. A volte fanno la polemica sul perché ci sono biglietti gratis. Coloro che il biglietto gratis lo hanno sempre avuto, allora basta. Perciò non vorrei dilungarmi su questo. E io vorrei parlare di un altro argomento, a proposito
proposito, domani c'è la Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli della Prefettura che alle 17.30 farà un ennesimo sopralluogo allo stadio Vigorito, perché poi dovrà prendere la decisione definitiva in merito all'aumento dell'agibilità. Sono stati effettuati lavori per oltre 2 milioni di euro, investimenti personali anticipati dall'avvocato Oreste Vigorito, per mettere la struttura nelle condizioni migliori e avere 17.400 spettatori. Sapete benissimo, ultimi aggiornamenti, che addirittura paradossalmente rispetto alla Serie B, quindi pre-lavori, l'agibilità in occasione del match contro il Perugia è stata diminuita da 12.587 del campionato di Serie B a 11.000 e passa del campionato, o meglio della Coppa Italia contro il Perugia dell'altro sabato. Queste sono cose che fanno riflettere, come la notizia della intenzione di chiudere al parcheggio dei distinti della curva sud, che è semplicemente eccezionale, un serbatoio incredibile per le auto. È come se fosse una sorta di punizione che si vuole infliggere a chi vuole andare allo stadio, che deve fare un atto di devozione. Io ricordo che a Cascia, tanti anni fa, la mia compianta mamma, per arrivare al santuario faceva fermare il pullman giù dove c'era il parcheggio e poi andava a piedi scalza per eseguire questo rito, questo voto, sciogliere questo voto. Sembra che questo devono fare anche i tifosi del Benevento per poter seguire la squadra giallorossa in Serie A. Ecco, scusate se lo diciamo in questi termini, però penso che la gente voglia essere tutelata, però voglia anche una certa elasticità, che è d'obbligo. C'era un messaggio molto bello di un tifoso, ha detto: ma al Vigorito si giocheranno gare di calcio o ci saranno incontri tra gladiatori? Perché questo famoso discorso dei 2,40 m rispetto ai 2,70 m, obiettivamente lascia il tempo che trova, in un momento in cui Allianz Stadium sarebbe ex Juventus Stadium, lo stadio di Udine, lo stesso stadio di Reggio Emilia, si stanno costruendo nuovi impianti con l'abbattimento di tutte le barriere. Qui addirittura chiediamo barriere 2,70 m, con un pubblico che ha dimostrato una civiltà immensa, una grandissima educazione sportiva e anche civica. Chiuso questo argomento, sperando nel buon senso e sperando che non ci siano queste tra virgolette persecuzioni che vanno ad allontanare la gente, non le famiglie. Ecco, io mi auguro che si registrino dei segnali diversi a partire da domani. Nel frattempo andiamo a vederci che cosa ne pensano i tifosi, così intervistati da Michele Iacicco, in merito a questa vertenza, a queste discussioni sorte. Dopodiché ci sarà un collegamento telefonico con il delegato allo sport del Comune di Benevento, Enzo Lauro. Replica, tra virgolette, che è fondamentale. Il tormentone del pallone, il calciomercato, impazza sotto l'ombrellone, ovunque ma non a Benevento, perché se la compravendita dei calciatori regna sovrana in cima alla lista dei pensieri dei tifosi italiani, in quelli giallorossi per tutta l'estate c'è stata la questione stadio, prima la capienza, poi la vendita o la convenzione, infine la corsa contro il tempo con la società capace di fare un mezzo miracolo economico e strutturale per farsi trovare pronta all'appuntamento con la storia. Ma non basta, perché la domanda è: un bullone, due bolloni o addirittura tre? Il dilemma dell'estate, nonostante sediolini nuovi di zecca, cosa rara nelle altre strutture italiane. Lo stadio alla prima uscita è sembrato già un gioiellino. Ma cosa ne pensano i tifosi di tutte queste polemiche? Io sono dell'opinione di venderlo allo stadio, così se lo prende Vigorito è molto buono, nel senso che può fare qualcosa in effettivo, insomma, lo sai, non sta in gestione come dicono, che poi ci va a rimettere, insomma. La congestione che per lo stadio per 10-15 anni ben venga, perché i lavori sono stati fatti dalla società e mi sta bene che la congestione viene data. Io sono d'accordo a venderlo al presidente Vigorito, anche perché è stato lui in tutti questi anni a prendersi, come si dice, un giocattolo rotto e metterlo su in piedi e spendere tanti soldi, e quindi è giusto darlo al presidente, anche perché porta il nome del grande Ciro, e quindi è un grande regalo per il presidente, sarebbe stato. E poi c'è il braccio di ferro sugli accrediti. Sarà reale la richiesta di 70 posti destinati alle esigenze di Palazzo Mossi? Lo scopriremo nelle prossime ore, ma c'è già chi ha una chiara opinione. Ci possono stare dei determinati numeri, non 70. Determinate 10, 15, ma 70 secondo me è molto, perché ci sono gente che non lavora, hanno fatto sacrifici per fare gli abbonamenti, e secondo me l'istituzione che
percepiscono da noi contribuenti del denaro, secondo me è anche giusto che loro pagano i biglietti. Tutti si augurano che il tormentone meno simpatico dell'estate calcistica sannita sia per finire, perché, come dicono i tifosi... Vabbè, io penso invece di fare tante storie, tanto pensiamo a salvarci, andare avanti e pensiamo che siamo in Serie A, quella è la prima cosa, che dopo 80 anni insomma ci siamo riusciti, quindi penso che sia bene così, andiamo avanti. Allora, eccoci qua di un istituto, abbiamo sentito anche la voce di alcuni tifosi, sentiamo adesso la voce del comune, della persona, del delegato allo sport, avvocato Enzo Lauro, che io ringrazio tantissimo per la sua disponibilità. Allora Enzo, buonasera a te. Grazie a voi. Ciao. Allora senti, vogliamo un attimo definire, chiarire in maniera ufficiale, tra virgolette, questa situazione? Ma ti riferisci alla convenzione? Parliamo della convenzione. O alla problematica che si è venuta a creare a seguito degli accrediti? No, allora parliamo prima degli accrediti. Avete chiesto 70 biglietti? No, non è stato chiesto. Allora io ti faccio le domande e tu mi rispondi. Sì, vai. Ok. Allora, non è stato chiesto nessun biglietto, è stata soltanto approntata una convenzione da parte del dirigente, la quale nel prendere visione, facendo riferimento ad altre convenzioni, nelle città in cui lo stadio è di proprietà appunto del comune, facendo un calcolo sulla capienza dello stadio, sugli introiti delle società, è venuto fuori un numero che è 70, ma 70 nessuno l'ha mai chiesto e sicuramente non saranno gli 70 gli accrediti per il comune. Voglio ribadire ancora una volta che gli accrediti non sono biglietti di consiglieri, io non mi stancherò mai di ribadirlo questo concetto, sono accrediti, sono biglietti di rappresentanza. Penso, la tua voce va e viene, quindi ti prego di non muovere dalla cornetta, vai, continua. Sì, dicevo, sono biglietti di rappresentanza, l'amministrazione userà, ti faccio un esempio, se dovesse venire domani il delegato allo sport della città di Bergamo, è normale che noi abbiamo bisogno di accrediti per farlo entrare, non è che ci facciamo pagare un biglietto. Perfetto. Poi sicuramente ci sarà ci saranno degli accrediti per i disabili, non so se c'è un progetto che il comune fa con un istituto ospedaliero, prevediamo dei biglietti per questo istituto. Insomma, sono di sicuro non sono biglietti che vengono dati ai consiglieri. Bene. Però è anche il numero non è di 70. Domani, assolutamente no. Allora, domani si riunisce la commissione dello sport presso il comune e pare che era stato convocato ufficialmente anche il Benevento Calcio per l'appuntamento a mezzogiorno. Sì, ce lo confermi? Sì, a mezzogiorno è stata invitata anche la società per trovare un punto d'accordo su questa convenzione, perché la convenzione è un atto che è dovuto, nel senso che bisogna farlo, perché a seguito della delibera di giunta in cui il sindaco e la sua giunta appunto ha dato la possibilità alla società di iscriversi al campionato, perché la convenzione attuale scadeva a settembre e quindi la Lega ti chiedeva una nuova convenzione, quella delibera deve essere fondata appunto su una convenzione, che sarà una convenzione di un anno in cui vediamo un poco di trovare un'intesa su quello che dobbiamo mettere per iscritto. Ho capito. Anche perché deve essere una convenzione ponte, provvisoria, temporanea, perché la famiglia Vigorito sta affrontando dei lavori. Noi ancora non abbiamo conoscenza di questi lavori, degli importi sostenuti, anche perché sono in itinere, ancora non sono finiti. Quindi nel momento in cui sapremo tutto ciò che la società ha speso, per quanto riguarda gli interventi di straordinaria manutenzione che sono a carico del comune, allora potremmo fare una convenzione duratura. Sì. Poi vediamo se se fare un bando che
un project financing, secondo quelle che sono le norme che la legge allora, ci impone. La domanda che si pone il tifoso di strada, oppure quello che vuole fare polemica anche gratuita, diciamo così, oppure quello l'osservatore, è questa: come mai contestualmente insieme avviene che all'improvviso tra virgolette il comune si sveglia e dice dobbiamo assolutamente sederci a tavolino e fare la convenzione, chiediamo degli accrediti, chiediamo che le utenze siano pagate dal Benevento Calcio, tutto questo dopo che io faccio l'avvocato del diavolo, sia ben chiaro, dopo che il Benevento Calcio nella persona di Oreste Vigorito non più tardi di un mese e mezzo fa ha evitato che la città di Benevento facesse una brutta figura nazionale, cioè di non poter giocare le partite di Serie A in casa perché lo stadio aveva dei problemi, quindi anticipando questi soldi che il comune non avrebbe mai potuto anticipare in virtù del dissesto non per vostra volontà, ecco, la risposta è dobbiamo sederci a tavolino, dovete pagare le utenze, dovete aumentare gli accrediti, metteremo dei cartelli, lo stadio di proprietà del comune in ogni settore, perché pare che anche questo sia previsto, ecco, sembra esternamente una specie di guanto di sfida. No, non assolutamente no. Non è per non parlare partita. Dell'aumento del canone. Allora, l'aumento del canone è dovuto, perché non esiste che uno stadio di quella portata... Ma di quella portata è grazie a Vigorito, cioè questo era uno stadio che aveva 5.000 spettatori come capienza, adesso è diventato da 17.000, lo speriamo tutti fermamente per domani, ma grazie tutto alle quello che vuoi, però l'amministrazione, tu devi sapere che ha la Corte dei Conti addosso e ci sono delle norme e delle regole da rispettare. Perfetto. Uno stadio del genere non può avere un canone di 20.000 euro all'anno. Quindi è questo il motivo. Antonio, io da tifoso lo darei lo stadio, cioè Vigorito figliatelo lo stadio, gestiscilo tu tranquillamente, ma da amministratore dico che non lo posso fare. Benissimo, no, ma questo io sto accentuando, sto esasperando il discorso, proprio per far capire. No, ma benissimo, mi fa piacere, in modo tale che facciamo capire qual è la situazione reale. Sì, perché... Ma noi come comune siamo a disposizione massima. Quello che il Vigorito vuole fare lo facciamo, naturalmente sempre secondo la legge, secondo i principi ben definiti. Quindi massima apertura, ma seguendo quelli che sono dei paletti. Noi nelle condizioni economiche in cui si trova il comune potevamo soltanto fare dei lavori per 40.000 euro, li abbiamo fatti, per 42 non si poteva fare. Bene. Quindi l'incontro di domani non sarà una sorta di scontro secondo la vostra volontà, ma al contrario? Assolutamente no, noi siamo obbligati a fare questa convenzione perché l'ho detto già prima, adesso te lo ribadisco, dopo la delibera di giunta in cui il sindaco ha dato la possibilità alla società di iscriversi al campionato, quindi affrontare il campionato al Santa Colomba, quella delibera deve essere fondata su un atto, su una transazione, e che è la convenzione. Beh, hai capito? Benissimo, sei stato molto chiaro. Perfetto. Nella convenzione si stabiliscono determinate cose, ma non c'è soltanto l'accredito o il cartello, no, non c'è niente di questo, ci sono tanti altri concetti da mettere per iscritto. Benissimo, va bene, vuoi dire qualcosa a Lucioni? Ciao, glielo dico in privato. Glielo dico in privato. Okay. Ciao Enzo. Enzo, grazie. Buona serata. Poi ci aggiorniamo, così scriveremo, vedremo quali saranno gli altri capitoli di questa storia. Allora, noi ci fermiamo per l'ultima interruzione pubblicitaria, ma restate con noi perché c'è un'ultima parte veramente particolare e molto bella ed inedita. Tra poco. C'è un tifoso in linea, vediamo subito, facciamo una prima diretta, anche se purtroppo il tempo è, come sempre, tiranno. Vediamo che linea, pronto? Buonasera Antonio. Buonasera. Antonio, buonasera. Sono Vincenzo da Novara. Ciao Vincenzo, buonasera. Mi conosci? Certo. Ho avuto l'onore di averti in diretta sulla mia web radio, sì. Se ti ricordi. Sì, 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 certo. Allora, volevo innanzitutto salutare gli ospiti che hai in studio. E poi, siccome i tempi sono un po' stretti, avrei cose da dire, ma comunque, una sola domanda al capitano Fabio. Ciao Fabio, buonasera. Ciao, buonasera. Scusa se ti do del tu, potresti essere mio figlio. È un piacere. Allora, Fabio, una domanda. È vero, i tuoi gol sono venuti da, come tu hai accennato, magari l'esperienza, eccetera, eccetera, però senza polemica. Una domanda, Quagliarella è Quagliarella. Non si doveva magari avere un occhio di riguardo ed avere una marcatura speciale solo per lui, visto che poi i due gol sono stati fatti proprio da lui?
Ok, scusa, Vincenzo, hai finito? Sì, sì, ho finito. Grazie, ci sentiamo lunedì prossimo e avrò piacere di darti molto più spazio. Ti ringrazio. Vabbè, ti ringrazio. Ciao. Buona serata a tutti. Ti risponde buona subito sera. Fabio. Ciao, buona serata a te. Ma io credo che della caratura di Quagliarella ce ne siano tanti di giocatori, ma credo anche che nel complesso sia tutta la squadra che va menzionata e diciamo fatta quell'aggressività che avevamo portato per gran parte della partita. Poi è normale che hai colpi per cambiare una partita Quagliarella, però è anche vero che su calcio d'angolo la marcatura zona e quindi non prevede la marcatura uomo su un singolo giocatore. Nella fattispecie del secondo gol è stata una ripartenza, diciamo, sul nostro possesso, quindi è una disattenzione che non dovevamo commettere, però nel calcio di oggi la marcatura uomo, insomma, è un po' passata di moda, soprattutto per la concezione di calcio che ha questa squadra. Bene, Fabio, a proposito, le partenze in questo gruppo, nuovi arrivi, ecco, sono state molto dolorose le partenze da un punto di vista psicologico? Ma sicuramente sì, a livello emotivo sono stati colpi duri. Io nei giorni scorsi ho fatto anche dei post sia per Emanuele che per Walter, nello specifico, facendogli sentire tutto, tra virgolette, il dolore che si è provato quando se ne sono andati, ma soprattutto per quello che si è passato insieme, no? Si è percorso in due anni, secondo me, una strada fatta di tante rose, e quindi quando ti leghi a delle persone come è successo per chi è andato via, sicuramente dispiace, però il calcio anche questo, la società, l'allenatore, credo di comune accordo hanno preso delle decisioni e vanno rispettate. Noi facciamo i calciatori, dobbiamo dare il nostro meglio quotidianamente. Sapete qual è il mio pensiero, perché ormai questo è il quarto anno che lo dico sempre, e le scelte le fanno l'allenatore, il direttore e la società, quindi noi non dobbiamo inserirci in certi discorsi, perché non è nostro compito. Noi dobbiamo solo pensare a dare il meglio quotidianamente per far crescere una squadra che in questo momento forse è già a buon punto a livello di mentalità e di costruzione di gruppo, e dobbiamo esprimerci come sappiamo e dare sempre il nostro massimo. Poi il resto ci pensa la società, l'allenatore e il direttore. Adesso lo sveliamo, tanto questa trasmissione non ha segreti. Due anni fa, a novembre, eravamo a 11 punti dal primo posto, dicessi noi andiamo in Serie B, stai tranquillo. L'anno scorso mi venissi a trovare a inizio campionato, dicessi quest'anno devo andare in Serie A. Dico, questo è proprio pazzo. Quest'anno che mi dici? Dillo pubblicamente. No, ma io non sono matto, io vivo di sensazioni, vivo lo spogliatoio quotidianamente e vedo negli occhi tutti i ragazzi che si spogliano al mio fianco. Non ho la bacchetta magica sicuramente, però quando vedo che dal lunedì alla domenica, compreso il giorno di festa, tutti stanno con la testa per centrare un obiettivo prefissato a inizio campionato, significa che veramente è una squadra di uomini, è una squadra di gente che vuole e gente che è venuta a Benevento per ottenere. Negli anni passati, l'ho detto a novembre, oggi non mi sbilancio, perché ancora secondo me la società, l'allenatore e il direttore stanno lavorando per completare un organico che già in questo momento secondo me se la può giocare con tutti, come ha dimostrato ieri sera, e quindi non mi sbilancio, però questa è una squadra
costruita prendendo prima l'uomo e poi il calciatore. Quindi quando vengono prima gli uomini e poi i calciatori, i risultati arrivano per forza. Vediamo cosa pensa il mondo social su questo Benevento. Ci eravamo lasciati così con i tifosi sanniti che salutavano Diletta Leotta per correre tra le braccia di Ilaria D'Amico. Tutto, ovviamente e rigorosamente, via social. E quello che è appena partito sarà il campionato più social della storia. La strega c'è e ha iniziato la sua avventura da Sampdoria, come si scherza su Facebook. Tifosi scatenati e non solo, perché anche gli addetti ai lavori amano usare i social network. Uno dei guru del giornalismo italiano, Roberto Beccantini, ha fatto la sua griglia. Juve super favorita e la strega solo 20ª piazza, ma c'è chi non la pensa così. Per esempio la showgirl Nina Moric sorprende addirittura tutti. Fiorentina, Cagliari, Chievo in Serie B. Lo scudetto invece sarà una lotta fra Juventus e Benevento, udite udite, fino all'ultima giornata. Un commento ironico accolto positivamente dai tifosi giallorossi. C'è chi ha invitato la modella croata a Benevento per bere insieme una bottiglia del più famoso liquore sannita e chi semplicemente ha commentato con un secco Nina, Benevento ti ama. La partita si avvicina, il calore sale, Vigorito e Ferrero fanno insieme il giro di campo con il simpatico presidente Doriano che indica qualcosa, forse proprio i coloratissimi tifosi giallorossi che si sono presentati allo stadio Marassi con un avvertimento, attenti al colpo della strega. Ed è proprio la vecchina sulla scopa a piazzare il primo acuto che porta la firma del DS, come direbbero in Argentina, amato Sisi Retti. Applausi che sui social regala subito un paragone d'autore, quello con il DS più famoso del mondo, Leo Messi. Calciatori brutti, poi la tocca piano, ancora col dualismo tra la Pulce e Dragon Ball. E i commenti sono tutti da gustare. Se Messi si allena potrà addirittura diventare più forte di Ciciretti. E poi, da una parte, il giocatore più famoso del mondo, dall'altra, Leo Messi. Ma non finisce qua, perché se la Sampdoria risponde con Quagliarella, che rovina la festa della strega, che è già diventata però anche squadra simpatia, i tifosi della Doria si sono complimentati per il calore della torcida giallorossa, i migliori visti a Genova da parecchi anni a questa parte. Tutti ne parlano, anche i media nazionali, con la Rosia che salta il mancino giallorosso, Ciciretti si prende la Serie A, che gol all'esordio. Ora però c'è il Bologna, nuove emozioni con una parola d'ordine, l'hashtag lanciato dalla società, siamo tutti Benevento. Bellissimo davvero, complimenti a Michele Iacicco che ha curato questo servizio che è una delle tante novità che vi stiamo proponendo stasera. E adesso tocca a Fabio Lucioli. Vediamo la slide preparata dal nostro Giuseppe Andrita per celebrare la venuta qui stasera del capitano del Benevento. Vediamo un attimo, eccola qua, Lucioni a San Siro, senza precorrere un po' i tempi, visto che passerà ancora qualche settimana. E adesso la scheda su Fabio Lucioli. Comincia questo giro all'interno delle case dei giocatori e partiamo ovviamente dalla casa del capitano. Siamo con Valera Furno, la compagna, che ci ha accolto e ringraziamo, e con lei cominceremo a vedere un po' di curiosità. Prima di tutto, com'è essere la compagna del capitano del Benevento? Male, grave. No, è impegnativo, è impegnativo. Poi io sono di Benevento, quindi è ancora peggio. Sia per la vita che fanno, adesso è partito venerdì, torno oggi pomeriggio, al supermercato lo lascio all'entrata e lo ritrovo alla cassa, per il corso lo stesso, però va bene così, ci piace, siamo contenti insomma. Onori ovviamente per essere il capitano del Benevento, ma lui ad esempio, usciamo fuori dal campo di gioco, in casa com'è? In casa è disordinatissimo, non si direbbe, ma è disordinatissimo, e poi sta sempre a mille, non ce la fa stare in casa, lui deve uscire, uno che non può riposare,
lui dice che c'è tempo per riposare, infatti riposa giusto quel poco che basta per affrontare un nuovo allenamento, una nuova partita, ma non dorme mai, non dorme mai. Io al contrario sono dormigliona, però da quando siamo insieme anche io dormo poco e mio figlio dorme poco come lui purtroppo, e quindi poco sonno. Ma è anche una persona che porta il calcio dentro casa oppure lo lascia fuori? Sì, è ovvio. Palloni e vario, no? L'ho sentito ieri, era contento perché la prestazione è stata bella, hanno giocato bene, purtroppo i risultati sono questi, però bene, sono stati contenti. No, l'altra volta l'ho sentito a telefono incazzato nero, l'ho visto, era nerissimo, avvicinandosi alla macchina, poi è entrato in macchina, ha visto Gabriele e si è illuminato, insomma, si è ripreso subito, però è dura, quando perde è dura, quando vince è bello, però quando perde è pesante, insomma, in casa. Comincia ad essere pesante in casa, però almeno insomma, tu cerchi di assecondarlo, accompagnarlo anche nelle delusioni, che ne sono state poche a dire la verità fino ad ora. Io faccio finta, nel senso che anche ieri avevo l'ansia a mille, allora non ho chiesto, ho fatto finta che era una partita tranquilla, allora non ho chiesto se hai l'ansia, sei teso, faccio finta di niente. Quando lo hai visto negli spogliatoi di Marassi, quando lo hai visto al centro del campo, che sensazione? Ma guarda, bella, un'emozione, questo sì, però so che lui è abbastanza forte, nel senso che anche se è emozionato, però riesce sempre a tenere testa, quindi bene, è un'emozione per tutti, per lui, per la famiglia, per noi. Ma Fabio Lucioni è goloso di cosa? Qual è il suo piatto preferito? Non è goloso, mangia tutto, è uno sportivo. È uno sportivo come si deve, nel senso che lui preferisce il riso in bianco, va bene il riso in bianco, anche tutta la settimana mangia riso in bianco, e la pizza capita una volta ogni 10 giorni perché gli piace, ma non può esagerare perché lo gonfia, non beve. E infatti vi racconto un aneddoto, lui ha imparato a bere lo Strega qui, no? Perché non lo conosceva e non è una persona che beve. Ogni tanto sai, beve l'amaro dopo cena. Allora, dopo la promozione in Serie B, tutti quanti lo invitavano a far suo brindisi. Però lui non poteva scegliere. Cioè, era lo Strega. Cioè, facciamo il brindisi? Sì, sì. Allora diceva, no, io, no, 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 lo Strega. Allora lui da là, e una sera ci siamo ritirati che lui era perso perché sapete che lo Strega è abbastanza forte, è molto alcolico, quindi con già 2 cicchetti di Strega era cotto. Quindi non è un bevitore, no, sicuramente. Assolutamente no. E quelle poche volte per festeggiare, perché poi lo fa per festeggiare, basta poco, quindi è economico e popolare questo. Mentre liberamente ci devi svelare qualcosa che nessuno sa di Fabio Lucioni. Calcia nel sonno. Cioè, forse è una cosa di un po' di loro, da calci anche pugni, e infatti io il primo periodo della gravidanza dormivamo a distanza di sicurezza perché ogni tanto mi capita un calcio, specialmente dopo le partite. Tu segui il Benevento ovviamente, ora che cosa ti aspetti da quest'annata in Serie A e soprattutto, ma avete mai parlato di Lucioni in nazionale nell'anno dei mondiali? Senti, io all'inizio ero un po' titubante, nel senso che mi preoccupava perché so lui quanto ci tiene, e comunque è una categoria dura da affrontare, il campionato è duro. E da ieri penso che facciano bene. Lucioni in nazionale, l'altro giorno chiedevo, sai, ai miei fratelli, mio padre, no, per capire, ma quanti centrali difensivi c'ha la nazionale che vanno bene, che so. No, c'è quello, però sai, mai dire mai, lui scherzando l'altra volta ha detto, ma vedete che io quest'anno gioco in nazionale, che mi fanno la convocazione in nazionale, vediamo, non si sa mai. E ora, per chiudere, ce lo vuoi salutare che è in trasmissione? Ciao amore, ho fatto questa cosa, tu lo sai quanto mi è costata, però per te questo ed altro. E mi hanno invaso la casa, e non ci ho fatto vedere l'armadio e non gli ho fatto vedere le scarpe che lasci in giro.
niente, ti aspettiamo e ti vogliamo bene. Grazie. Allora, sorpresa riuscita. Billy, vogliamo parlare proprio 10 secondi di Lucioni calciatore? Guarda, lui lo sa, gliel'ho detto varie volte, tra l'altro è l'unico calciatore con cui intrattengo rapporti, solitamente non ho rapporti, l'ultimo calciatore con cui avevo avuto rapporti era il compianto Carmelo, quindi da capitano a capitano. Io ho una grande stima di Fabio, l'ho sempre detto, che lui è una sorta di Bonucci per le caratteristiche che ha, e così come ero convinto che in Serie B facesse un'annata come poi ha fatto, e quindi tuttora si ricordano la sua annata, anche ieri sera nell'altra cronaca di Sky parlavano, ricordavano dell'annata l'anno scorso, sono convintissimo che Fabio, come ho sempre detto, non abbia nulla da invidiare a tanti centrali della Serie A più famosi, e credo che quest'anno dimostrerà anche in Serie A di essere davvero un ottimo giocatore. Un peccato che sia arrivato in Serie A alla soglia dei 30 anni, perché veramente di centrali come lui in giro ce ne sono pochi in Italia. Ma viene tutte le sere ospite da te al tuo ristorante? C'è una cena pagata. Grazie. Grazie Billy, scherzavo naturalmente. Alberto, mentre vedevo il servizio bellissimo, ringraziamo Valeria Furno, facciamo i complimenti ai nostri tecnici e anche all'ottimo Fabio Tarallo, pensavo una cosa: sabato giochiamo contro il Bologna, abituati in passato si va a Melfi, si va a Monopoli, ecco, Martina Franca, non so, però tutti i posti anche simpatici, no, assolutamente, però, insomma, senza nulla lo leghiamo sempre, mai ci sono delle... mai alle città, no, assolutamente. Parliamo delle... però agli stadi sì, perché sono stadi categoria inferiore, stadio di solito... Chissà, Benevento li avrebbero chiusi quegli stadi, eh? Non lo so, sai, sono cose molto strane, può darsi pure che dipende da chi l'andava a visionare, però può darsi pure che gli facevano, dicevano no, forse dovete levare qualcosa perché c'è troppo. Comunque, però domenica, cioè, o meglio, sabato arriva... 18 si gioca contro il Bologna, ecco, che vogliamo dire? Ma non so, quello è... io dico... La favola, diciamo favola, poi a un certo punto la favola è finita, insomma siamo in Serie A e abbiamo fatto un esordio tutto sommato a un grandissimo livello. Bologna, poi se vogliamo andare un po' più nello specifico, è una squadra che insomma, come dire, non è per i vertici della classifica, almeno per come era fino a qualche settimana fa, non so se potrà migliorare con questo scorcio di campagna acquisti, però dico, è una squadra senz'altro alla portata del Benevento, e poi Fabio lo ha detto prima, in casa noi siamo, deve siamo terribili, un fortino. Ma no, siamo terribili, e loro, devo dire la verità, percepiscono poi lo stadio, il Vigorito, quindi insomma sono fiducioso. Ricordo che da domani sono aperte le iscrizioni alla scuola calcio del Benevento, gli interessati possono recarsi presso lo stadio Vigorito oppure l'adiacente antistadio Carmelo Imbriani, una notizia qui che stanno attendendo molti tifosi. Altra comunicazione, sono arrivati dei messaggi, a proposito complimenti, sto leggendo dei messaggi fantastici, faccio veramente i complimenti a tutti e vi ringrazio soprattutto. Volevo dire, molti hanno telefonato anche prima della trasmissione qui in redazione chiedendo lumi in merito al discorso degli abbonamenti, per ritirare gli abbonamenti. Abbiamo fatto la fila per fare la tessera del tifoso, la fila per sottoscrivere l'abbonamento, non vorremmo fare un'altra fila per ritirare l'abbonamento materialmente. Allora, attenzione, ho parlato col segretario generale del Benevento Antonino Trotta, proprio sapendo che andavamo in trasmissione proprio per darvi queste notizie. Allora, l'abbonamento è stato caricato direttamente sulla tessera del tifoso e ognuno ha avuto contestualmente alla prenotazione, alla sottoscrizione, anche il famoso segnaposto. Quindi nel caso in cui non doveste ritirare l'abbonamento, se volete lo potete ritirare per un fatto di ricordo, perché la società per il primo anno di Serie A ha deciso di stamparle ed altro, potete tranquillamente domenica, o meglio sabato, perdonatemi, andare allo stadio con la tessera del tifoso e il segnaposto a posto, e potete tranquillamente accedere all'impianto, quindi nessun problema. Noi vi diamo la bella notizia che non dovete fare un'altra fila, ma questo era stato già comunicato anche in passato. A proposito del Bologna, grande personaggio sulla panchina della squadra felsinia, andiamo a scoprirlo nel servizio che ci ha fatto per noi Michele Acicco, Roberto Donadoni naturalmente.
Lo chiamavano Osso perché era uno che non mollava mai, taciturno e introverso, ma se da calciatore la bellezza e l'efficacia delle sue giocate facevano passare inosservato il suo carattere, quando si passa dall'altra parte si sa, conta anche altro. Per questo è stato addirittura definito fuori moda. Roberto Donadoni è uno dei grandi personaggi del calcio italiano. Ha regalato giocate con la maglia dell'Atalanta fin dall'albore della sua carriera. Poi, dopo aver detto un clamoroso no alla Juventus di Boniperti, è diventato il jolly preferito di Arrigo Sacchi. Nel Milan degli olandesi ha fatto epoca, ha vinto tutto. In nazionale era sempre titolare, perdendo però due mondiali ai calci di rigore. Dove lo mettevi giocava e lo faceva sempre bene, disse di lui il mago di Fusignano. Tanti anni, quelli vissuti in rossonero, dove cominciavano ad intravedersi le sue doti da allenatore. Dal campo alla panchina il passo è stato breve. Una parentesi a Lecco e poi il Livorno. Una grande stagione con Lucarelli addirittura capocannoniere della Serie A. Poi, nel 2006, l'occasione che tutti sognano. Lippi lasciò la nazionale campione del mondo e l'eredità fu raccolta proprio da Roberto Donadoni. Due anni strani, dove si fece apprezzare per le grandi qualità umane, ma non riuscì ad incidere su un gruppo che aveva bisogno di altro, dopo aver perso il suo grande condottiero. Ad Euro 2008 fu eliminato dalla Spagna, che poi vinse il torneo, solo a quei maledetti, per lui, calci di rigore. Fu la fine della sua parabola in nazionale, ma ben presto ecco l'azzurro a tinte chiare che torna nel suo destino. Lo chiama De Laurentiis per allenare il Napoli, ma tra i due non nascerà mai l'amore e appena sei mesi dopo arriva l'addio più doloroso. Ma di Donadoni va ricordata soprattutto l'esperienza di Palma, quando in una situazione societaria da brividi non lasciò mai la nave che affondava. Tutti uniti fino alla fine, un uomo con gli attributi, uno che non molla mai, ecco perché lo chiamavano Osso. L'avventura col Bologna ha vissuto alti e bassi, ma Donadoni non molla, anzi rilancia. Gli americani lo hanno blindato fino al 30 giugno 2019 e in questo campionato vuole stupire ancora, come fece con Livorno e Palma. Taciturno, bulbero, introverso e addirittura fuori moda, ma terribilmente efficace, lo dice la sua storia. Quindi sulla panchina del Vigorito sabato sederà questo personaggio abbastanza, diciamo, meritevole del mondo del calcio italiano e non solo. Io volevo ringraziare Alberto Vignone per la sua partecipazione. Grazie, grazie a te, particolare a Billy. Grazie Zurillo, a voi. È stato veramente un piacere. Fabio Lucioni diceva la seconda è sempre più difficile, premesso che dobbiamo fare punti, riferendosi alla gara contro il Bologna. Ma sì, a livello mentale secondo me è la partita più difficile, perché comunque si viene da una buona prestazione, quella fatta ieri, e quindi non bisogna abbassare la guardia, anzi bisogna alzare l'asticella, perché deve essere un punto di partenza ieri la prestazione fatta. Dobbiamo alzare l'asticella per iniziare a far punti e perché bisogna arrivare a quell'obiettivo che è ancora più storico di quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Bene, io vi ricordo che questa trasmissione andrà in replica stasera già dopo la mezzanotte, domani pomeriggio alle ore 15:45. In diretta ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a tutti, alla regia, ai colleghi giornalisti, a voi che da casa ci avete seguito, a quelli che hanno messaggiato, anche a quelli che sono prenotati per telefonare. Eventualmente daremo spazio la prossima settimana. Adesso, così, per iniziare il viatico al debutto casalingo storico di sabato, ci andiamo a vedere la presentazione dell'avversario curata da Fabio Taralla, appunto dal Bologna, ai calciatori ed altro. Davvero tutto, io vi ringrazio nuovamente e vi auguro buon proseguimento con 8 Channel 696. Arrivederci da 8 Gol. La gara con la Samp fa ormai parte del passato. La testa adesso è alla prossima sfida, quella di sabato alle 18 contro il Bologna. Altra gara storica e l'esordio in massima serie al Vigorito per il Benevento. I felsinei arriveranno nel Sannio con il loro carico di fascino e storia e con una rosa chiamata a rifarsi dall'anonima stagione passata. E le premesse, dopo la debacle in Coppa contro il Cittadella, non sono certo delle migliori. 15° posto con soli 41 punti in un torneo in cui la media salvezza si era abbassata esageratamente. Troppe 19 sconfitte per i tifosi rossoblù che si aspettano ben altro in questo torneo. È il duro compito di Donadoni, che è giunto al terzo anno. Ancora un torneo così e per il tecnico questo potrebbe essere l'ultimo sulla propria panchina. Rosa relativamente rinnovata, gli innesti maggiori sono stati effettuati in difesa con l'arrivo di Giancarlo Gonzalez dal Palermo, De Maio dall'Anderlecht e De Lander dal Verona.
Le stelle venute dal mercato sono Poli in cerca di rilancio dopo l'esperienza nel Milan e soprattutto Rodrigo Palacio, un giocatore che non ha bisogno certo di presentazioni a dispetto dell'età. E l'altra vittoria della società di Saputo è l'aver trattenuto i gioielli Verdi, Di Francesco, già in gol all'esordio col Torino, e Creici. Serve ancora un attaccante, Destro non gode di tanta fiducia e Avenatti è alle prese con un virus alle vie respiratorie che però è in fase di risoluzione. Il caso delle ultime ore è legato a Masina, che ha deciso di cedere alla corte del Siviglia, ma il Bologna non vuole privarsene. Insomma, un avversario da prendere con le molle che ha tanto da dimostrare in questa stagione, specie agli occhi dei propri tifosi. Amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.